Salve, benvenuti sul canale Pratiche Sartoriali alla Moda. Oggi siamo in due, Irina e Svetlana. Sì, oggi siamo tutte e due e vi spiego perché. Il fatto è che la volta scorsa abbiamo preparato insieme la lezione come si deve, ma ho dovuto registrarla da sola perché Irina era impegnata nello studio accanto. E io mi emoziono ancora troppo davanti alle telecamere e vado facilmente in confusione. Ho cercato di spiegarvi tutto il più possibile come era stabilito, ma è andata a finire che alla fine non sono riuscita a dirvi neanche la metà delle cose che avevo in mente. Ecco perché oggi siamo entrambe, io andrò a cucire e nel frattempo Irisha vi racconterà cosa e per cosa lo stiamo facendo. Mi aiuterà e supporterà insomma in tutto, perché vogliamo che tutto sia il più chiaro possibile per voi ed esservi veramente d'aiuto. Sì, non per niente lavoriamo già da così tanti anni l'uno a fianco all'altro. L'argomento di oggi è molto importante, è stato anche molto richiesto in diverse occasioni. La domanda è come inserire il fianchetto in una manica kimono. Ed è lo stesso procedimento sia per il davanti che per il dietro. Abbiamo qui la prima metà del davanti pronta. Vedete, questo è fianchetto nella manica kimono. Vedete qui è tutto già pronto. E si presenta così. Iniziamo a fare l'altra e vi facciamo vedere anche a voi. Vi faremo vedere proprio questo punto qui. Da dove bisogna iniziare? Ora state attenti perché se saltate questo passaggio non riuscirete a fare più niente. Vi ricorderete che avevamo rinforzato i nostri pezzi per intero con una tela leggera per evitare che il tessuto si disfi, visto come è rado. Ma questo non è sufficiente. Per quanto riguarda la punta, dove la tensione è davvero tanta, qui abbiamo applicato un ulteriore strato di rinforzo adesivo molto più grosso, spesso, fermo e affidabile. Tenete presente che qui dobbiamo fare una tacca molto profonda e la cucitura passerà quasi a filo, quindi il tessuto dovrebbe reggere abbastanza a questo punto. Per questo ho rinforzato con una tela un po' più pesante. Mi raccomando, non saltate questo passaggio perché sennò dopo vi troverete con un buco. Perché abbiamo dovuto adesivare i pezzi per intero? È per via del tessuto lavorato parecchio rado che si disfa solo a guardarlo. Si disfa e non tiene la forma. È una stoffa molto plastica e viva, si muove tanto. In più ha una lavorazione in diagonale, quindi per il verso dello sbiego, il che rende ancora più sfuggente il tutto. Sarebbe stato praticamente impossibile lavorarci se non l'avessimo prima stabilizzata. Non so se vi abbiamo già raccontato che tessuto è questo e quanto è speciale. Fateci caso quanto è particolare e sciccoso. Assomiglia un po' a una coperta di corda, ma naturalmente non lo è. Cioè non è una coperta, ovviamente, è un tessuto di abbinamento. Abbiamo anche chiacchierato troppo, quindi cominciamo a lavorare. Tanto il video non riuscirà mai a redare la qualità del tessuto, lo dovete solo toccare con la mano per capire quanto è speciale. Abbiamo detto tutto per quanto riguarda il tessuto, ora torniamo al punto che noi dobbiamo fare. Tenete presente che anche se il vostro tessuto è rado o si disfa facilmente, ad esempio la categoria delle stoffe Chanel, bisognerà prima rinforzarlo. È meglio fare delle prove su pezzettini prima di iniziare per controllare e assicurarsi che sia abbastanza stabilizzato e affidabile senza che perda la propria plasticità. Quindi mi raccomando, è tutta questione di prova. Ma anche se non servisse adesivare i pezzi per intero, la punta va assolutamente rinforzata in ogni caso, qualsiasi tipo di tessuto. Se per il tessuto potete valutare se è necessario oppure no, qui invece non si discute. Va applicato un pezzo di tela adesiva nell'angolo per evitare che la stoffa si disfi sotto pressione. Questo è il passaggio obbligatorio, mi raccomando. E si fa prima ancora di fare la tacca sul margine di cucitura, prima di tagliare. Questo davanti è stato fatto e disfatto e ora cerchiamo di rimediarlo. Ora controllo perché vorrei tagliare esattamente sopra la vecchia tacca.
Ci siamo. Vi farò vedere il mio metodo come sono solita fare io. Ci sono anche altri metodi, lo so, ma io sono abituata così e mi trovo più comoda. Era il risultato di prove su prove e si è concretizzato quell'esperienza. È talmente collaudato che lo trovo infallibile praticamente. Intanto guardiamo come si presenta la cucitura pronta. E questo è il risultato che dobbiamo ottenere. E questa è la lavorazione che stiamo per spiegarvi. Prendiamo il davanti dell'altra volta e vediamo che errori ci sono stati e come prevenirli. In pratica impariamo dagli errori altri per risparmiarceli, insomma. Ad esempio, la cucitura qui andava in giù. È molto importante seguire che i margini di cucitura rimangano giusti e uguali sul rovescio. Soprattutto se non si ha abbastanza esperienza, è facile che i due strati si sfasino durante la cucitura a macchina. Ed è successo pure a noi. È strano, ma è capitato. E vi assicuro che un'imprecisione del genere si vede subito pure sul dritto. Ricordatevelo quando passate le cuciture. Eventuali pasticci non rimangono mai nascosti solo perché sono al rovescio. È facile poi sul dritto vedere che c'è qualcosa che non va. Ora prendiamo il fianchetto del dietro e iniziamo a lavorare per davvero. Ho disegnato qui la posizione della cucitura. E si potrebbe addirittura prolungare le due linee per poter vedere ancora meglio il posto della punta mentre cuciamo. Il centro è questo X qui. In questo modo ci rendiamo subito conto anche della direzione che dobbiamo seguire. La stessa cosa sul fianchetto. Ho bisogno di sapere senza ombra di dubbio dove si trova la punta. Perciò disegno i margini di cucitura di 1 cm e vedo dove si incrociano le due linee. Ecco, questa è la porzione di giro manica e questa è la parte superiore della cucitura che unisce il fianchetto al pezzo centrale del dietro. Ho trovato l'esatto punto della punta, vedete? Dovremo far combaciare questi due punti così ottenuti quando andiamo a inserire il fianchetto nel pezzo intero del dietro con la manica kimono. Se non siete sicuri di riuscirci, insegnatevi sempre le linee delle cuciture come vi abbiamo fatto vedere ora. Fate i margini corretti. Perché è molto importante trovare la precisa posizione delle due punte. Quando cucite c'è un grosso contrasto nella forma delle cuciture e la punta del fianchetto è infinitamente piccola e scomoda da attaccare nella tacca del pezzo più grande. È un attimo andare in confusione e rovinare tutto. Basta un punto in più o uno in meno di cucitura a macchina per far sfasare i due pezzi e dopo la lunghezza non torna. E vi verrà a mancare il tessuto per il margine di cucitura quando girate l'angolo. Quindi come dobbiamo fare? Passo con uno spillo attraverso il punto della punta, segno la sua posizione anche sul dritto. Spesso ci passiamo pure un'imbastitura a croce sopra per essere proprio sicure di notarla bene. La vedete qui? E facciamo lo stesso anche sulla punta del fianchetto e mettiamo accuratamente insieme i due punti. Fissiamo subito tutto con un'imbastitura. Iniziamo dal lato del giro manica, controlliamo costantemente a ogni punto se stiamo passando precisi sulle linee tracciate. Guardo di sotto e anche di sopra. Deve combaciare tutto alla perfezione. Svetlana farà questa cucitura, adesso guardatela sul campione pronto. Prima abbiamo fatto combaciare gli angoli e poi imbastiamo da lì verso il fianco. Si lavorano nello stesso modo tutti i pezzi, sia quelli del davanti che quelli del dietro. Vi dovete fermare prima della fine dei pezzi, vedete qui. Dovete lasciare aperta la cucitura in fondo, mi raccomando. Lavoriamo accuratamente, senza fretta e senza deviare delle linee guida di entrambi i lati. Passiamo con l'ago e controlliamo se la posizione è giusta prima di tirare il filo. E così avanti fino alla fine. Io solitamente imbastisco fino in fondo e poi mi fermo prima con la cucitura a macchina. Alla fine dovrebbero rimanere sui 2 cm scuciti.
Imbastisco per non avere le punte che si spostano, poi tolgo i punti a mano e la cucitura rimane aperta in fondo. Qui non dovete lasciare lentezza, ma andate avanti precisi ed a pari passo. In caso di non corrispondenza delle lunghezze in fondo, come è successo anche a noi adesso, non allarmatevi. Dipende dal vostro cartamodello. E perché la cucitura della manica non deve combaciare per forza con quella del fianco. Lasciamo tutto così com'è, noi abbiamo 2 cm da una parte e 3 dall'altra, è giusto, non dovete pareggiare nulla. Adesso osserviamo attentamente. Abbiamo attaccato il fianchetto nella zona del giro manica. Controlliamo ancora se la punta è esattamente al suo posto, la nostra si è leggermente spostata, infatti. Forse il nodino non ha tenuto abbastanza visto che la stoffa è piuttosto rada. Ora vi facciamo vedere come rimediare perché potrebbe succedere anche a voi. Il nostro punto era qui. Si vede il nodino che ha oltrepassato il primo strato di tessuto. E ora si trova in mezzo tra i due, senza tenerli insieme nella posizione desiderata. Ecco perché bisogna ricontrollare più volte, questo capita più spesso di quanto possiate immaginare. Non sarebbe una cattiva idea rinforzare l'inizio dell'imbastitura. Ora rifacciamo tutto dall'inizio, scucio per poter riposizionare correttamente i due strati e ricomincio. Metto insieme i due punti e rinforzo per bene con alcuni punti l'inizio della cucitura. In una giacca del genere, stoffa complicata a parte, proprio questo è il momento più difficile. Il resto è semplice e veloce. E viene un capo comodo che si porta con piacere. Tutti noi qui amiamo tanto questo taglio, si presenta benissimo, è lussuoso ed è molto confortevole. Queste punte sono un po' rognose, ma in compenso evitiamo di dover attaccare le maniche, e non è poco. Allora, guardate un attimo qua. Prendo anche uno dei fianchetti ancora non assemblati per potervi spiegare meglio cosa è successo qui. Notate come questo bordo qui è in sbiego ed è questo che si è doppiato con la tela adesiva, cede tantissimo lo stesso, è ancora molto plastico e sfuggente, si muove tanto. Perciò guardate cosa ho fatto io, man mano che cucivo l'ho fatto rientrare leggermente, l'ho rimesso un po' a posto nella sua forma originale, quindi non è che l'ho moleggiato, no, l'ho solo imbastito come se avesse mantenuto la sua sagoma come da cartamodello. Ed è giusto così, l'ho corretto praticamente. Ora controlliamo di nuovo se i punti iniziali combaciano ancora. Stavolta è tutto a posto, i puntini si toccano ed è un ottimo lavoro. A questo punto passiamo alla cucitura a macchina. Questo è uno di quei lavoretti che mostrano la vostra bravura nel cucito. Tutto il resto della confezione di questo modello è semplicissimo. Concentriamoci adesso e seguiamo attentamente. L'ago deve entrare per la prima volta nel tessuto esattamente nel punto che abbiamo fatto combaciare. Qui non sono ammessi errori. Bisogna subito rinforzare l'inizio della cucitura con qualche punto avanti e indietro, ma facendo molta attenzione a non superare il punto iniziale, mi raccomando. Altrimenti tutti gli accorgimenti non saranno serviti a niente e non saremo in grado di far stare correttamente la punta nel fianchetto dentro il taglio sotto la manica. Qui è importante anche la lunghezza del punto che deve essere piccolo per tenere bene. Il mio è impostato a meno di 2, diciamo ad 1,8. Questo è meno del solito punto di cucitura lineare. In ogni caso non più di 2, ricordatevelo. Questa cucitura deve tenere bene ed è molto importante. Lo vedete questo segno qui? È dove mi devo fermare. Sono i 2 cm dal bordo del lato più corto, non devo superarlo.
Notate come Svetlana sposta e accompagna il tessuto sotto il piedino. Non cerca di raddrizzare il bordo del tessuto, ma segue la sua curva. Muove tutto il peso, finché non arriviamo al segno che ci indica di fermarci. A questo punto rinforziamo la fine della cucitura. Poi controlliamo subito come è venuto, sperando di non doverlo rifare. Guardiamo, è tutto a posto, molto accurato e i punti combaciano perfettamente. È un lavoro pulito. Ora tocca togliere il filo dell'imbastitura. Devo ammettere che sono soddisfatta, piace molto anche a me. Abbiamo fatto un passaggio importante, adesso dobbiamo aprire e unire il fianchetto al dietro. Come facciamo? Torniamo sul rovescio e osserviamo insieme come si presenta il tutto. La prima cosa da fare ora è un'attacca nell'angolo senza arrivare alla cucitura. E guardate attentamente come si fa. Dobbiamo fare l'attacca in questo angolo. Di regola dobbiamo lasciare 1-2 mm, né di meno né di più. La nostra è una stoffa che si disfa troppo facilmente e non possiamo rischiare tanto. Per il momento lasceremo sui 4 mm, sarebbe già decisamente troppi. Nel nostro caso, due sono troppi rischiosi, il capo potrebbe bucarsi sotto la manica. Ma questo è un problema più che altro del nostro tessuto che in generale non dovrebbero sussistere. Dobbiamo assicurarci di non tagliuzzare i bordi sottostanti mentre facciamo l'attacca, perciò preventivamente li pieghiamo e teniamo al sicuro mentre tagliamo con la punta delle forbici. Ecco. Fatto il taglietto, dovrebbe bastare per poter aprire il bordo e unirlo a quello del dietro. Vedete? Una piccola attacca. Tolgo un po' del margine di cucitura nella punta per alleggerirla. Questa è la nostra attacca. Se il vostro tessuto è affidabile, potete arrivare a 1 o 2 mm dalla punta. Vi aiuterebbe quanto dovete aprire e pareggiare i bordi del secondo lato da cucire. Senza l'attacca è impossibile inserire la punta nel fianchetto. Ho infilato l'ago e cucirò con il filo in doppio, oltre ad aver fatto un bel nodo in fondo. Mi adeguo al tipo di tessuto con cui abbiamo a che fare. Adesso apriamo l'attacca e il bordo del dietro come vi avevo anticipato. In cima abbiamo il punto della punta, possiamo piegare il dietro in questo modo per sapere sempre dove si trova la punta e assicurarci che non si sposti. Adesso la punta si è trovata sul rovescio mentre finora era sempre sul dritto. Vedo che non è tutto perfetto come vorrei, dovrei allungare l'attacca un pochino, altrimenti non torna, non si apre abbastanza. Lasciando troppo spazio dal taglietto alla cucitura si forma una pegolina e non si riesce a passare la cucitura esattamente sulla punta. E invece se tagliassimo troppo il tessuto si disfa e apre un buco. Ecco perché questo passaggio è così importante. Ecco perché controlliamo di continuo se è tutto preciso e a posto. Qui è tutta una questione di millimetri, veramente, non sto scherzando. Adesso Svetlana ha girato questa punta qui. Questa l'ho appena fatto. Un altro passaggio importante, entrambi i bordi che dobbiamo unire ora sono un po' in sbiego e tendendo ad allungarsi e a deformarsi. Non dobbiamo permetterlo e non dobbiamo tirarli anche noi, ma lavorare molto accuratamente. Ci vuole la mano leggera e molta delicatezza. Il dritto filo dove c'è deve rimanere dritto e non sbavare a destra e a sinistra. Bisogna preservare la forma originale dei pezzi. Mettendo insieme i due bordi non ci deve essere alcuna tensione. Iniziamo ad imbastire e lo facciamo senza permettere ai bordi di allungarsi o deformarsi.
Passo l'imbastitura accanto alla cucitura che dovrei fare dopo a macchina. È importante che i pezzi siano uniti senza potersi muovere e sfasare tra di loro. E senza che abbiano la possibilità di cedere in lunghezza. Non si devono slabrare. Guardate, Svetlana ha ragione. Stiamo imbastendo questo tratto qui, ora. È in sbiego e come vedete il tessuto non si deve lentare durante la lavorazione, altrimenti si creerebbe un gonfiore qua. Vedete, questo è un punto molto delicato, è tutto in sbiego. Cercate di non tirare e non accompagnare, ma di essere precisi nel vostro lavoro. Ecco come è venuto il lavoro, i due bordi. Ho cercato di non tirarli e maltrattarli a secondo il tessuto e lascio che si posi come vuole per non avere alcuna tensione nella cucitura. Più in basso è più facile, unisco semplicemente i due pezzi come al solito. Appena rinforzata la fine dell'imbastitura qui, guardiamo il risultato. Lascio che sia il tessuto a guidarmi, vuole stare in questo modo e lo lascio stare così. Basta niente perché gli strati si sfasino qui, già che ci proviamo. A uno dei margini di cucitura verrebbe più stretto rispetto all'altro e non va bene. Iniziamo a cucire dalla parte del fianchetto e non dall'altra parte del capo. Vi ricordo che l'ago deve entrare per la prima volta proprio nello stesso punto prima della punta. Usiamo un punto molto piccolo sul 2 e stiamo attenti quando rinforziamo l'inizio della cucitura di non andare oltre. Mi raccomando, cucire dalla parte del fianchetto. Il punto primo deve andare proprio nella punta dove abbiamo fatto. Impegnatevi a rinforzare bene la cucitura qui perché si apre ed è un grosso guaio. Però non dovete andare oltre al punto. Passato il primo tratto si va avanti normalmente lasciando il margine di cucitura previsto, il mio è di 1, quindi lascio 3 mm di tessuto al fianco del piedino. Finiamo la cucitura come al solito. Ora finisco e guardiamo come è venuto. Osserviamo prima il rovescio. Siamo molto contenti del risultato. Si vede che è ottimo anche senza aver nemmeno stirato ancora. Ed ecco il dritto. A cosa dobbiamo fare attenzione? Ora Svetlana lo spiega. Innanzitutto controlliamo se tutto è venuto come si deve. I margini di cucitura verticali devono stare piegati verso il centro dietro, nel caso di un dietro, mentre i margini della cucitura più corta vanno mandati verso il giro manica. Come vedete è tutto liscio, bello, senza buchi, piegoline, gonfiori o altro. Possiamo tranquillamente andare a stirare per ultimare la lavorazione di questo pezzo. Non dovete tralasciare mai lo stiro intermedio della cucitura, altrimenti a capo finito vi sarà impossibile raggiungerle e sistemarle per bene. È importantissimo, mi raccomando. Ecco come si presenterà dopo lo stiro. Dal rovescio e dal dritto, che già cascicosa verrà. Speriamo che la lezione di oggi possa esservi d'aiuto e di ispirazione, un passaggio complicato ma molto importante che in questo tipo di capi siamo contenti di avervelo fatto vedere. Se imparate a fare questo inserto, le giacche così non vi faranno più paura e meritano perché sono belle e molto comode, il resto della confezione è tutto semplicissimo. La giacca è stata modellata dalla base costruita con il metodo delle 10 misure. Troverete tutto quello che vi serve tra le lezioni gratuite del nostro canale YouTube.
e nei nostri corsi a pagamento. Spero che sia tutto chiaro, siamo sempre felici di aiutarvi. I tutorial così penso che siano molto utili per tanti di voi. Una giacca simile ha fatto anche Irina Michalovna, la troverete nei nostri tutorial su YouTube. È la giacca rosso matone. Con voi oggi siamo stati noi, Irina, Svetlana e tutto il nostro team. Alla prossima con tante altre novità e altri tutorial utili per voi.